Apro gli occhi ed osservo una sorta di funzione matematica, di codice espressivo da decifrare, mentre sto davanti all'insieme di piccoli elementi che Antonella Guidi riordina con metodica precisione e mi perdo in una sorta di ritmo alternato, dove si percepiscono realtà che subito scompaiono. Vi è solo l'accenno all'essenza della figura umana, non in una reale forma concreta, ma si allude via il sentore della solitudine dell'insieme, una somma che annulla le singole entità, generando un'identità totale, unica, gestaltica. E ancora osservo, in Daniele Casaburi, l'arte di infondere l'energia psichica insita in una forma. I suoi rivoli limacciosi si insinuano in intercapedini di atmosfera, creando un'idea di movimento. Il tutto in assenza di punti cardinali che appunto creano dinamismo e instabilità. Il vuoto o il non spazio avvolge la figura e diventa protagonista e signore dell'immagine in questa tridimensionalità alterata. Mentre Sonia Pennino mette in scena le sue figure ben calibrate nella personale interpretazione di inquietudine del ritmo. Il volo radente di una linea liquefandosi si addensa in corpi, dove la decorazione diventa realismo. Sono figure di totale contingenza, macchie di colore non colore che assumono solo l'idea antropomorfa, saturi di atmosfera di fumo e desolazione, data dalla rinuncia al colore nella sua tradizionale valenza ed usato solo ai margini della realtà rappresentata. Infine c'è chi somma la materia alla materia, fa degli accumuli di sedimenti fino al punto limite in cui il senso della consistenza fisica delle cose sfuma insensibilmente nella non forma. Le realtà di Stefania Quartieri sono concrezioni spesse e rugose di colore, su fondali anch'essi di grande energia evocativa. È la materia che si offre all'osservatore, ma con un punto accentratore che tutto fagocita, come l'attrazione gravitazionale che esercita un buco nero nei confronti di ciò che lo circonda. Chiudo gli occhi e sono più ricca.